Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento tanto atteso, il nostro speciale elezioni che è dedicato al primo importante evento di questa campagna elettorale in Abruzzo, evento televisivo ma anche insomma, un evento di comunicazione politica che gli abruzzesi attendevano da tempo. Infatti oggi va in onda su Rete 8 e domani troverete ampio resoconto sulle pagine del quotidiano Il Centro, il primo faccia a faccia tra i due candidati alla presidenza della regione. Salutiamo e ringraziamo quindi per aver accolto l'invito di Rete 8 e del Centro il presidente Marco Marsiglio. Buonasera presidente. Buonasera a voi. E il candidato di Patto per l'Abruzzo Luciano D'Amico. Buonasera. Buonasera, buonasera. Con loro, ecco, ci siamo riusciti finalmente. Il direttore del Centro Piero Anchino, che è stato insomma la persona che più ha sollecitato più di tutti che questo giorno arrivasse. Iniziamo con le regole che sono state peraltro anche anticipate questa mattina sulle pagine del Centro di questo confronto, che è imperniato sul pieno rispetto della par condicio. Ci saranno 2 minuti e mezzo per ciascuno dei candidati a rispondere alla stessa domanda che verrà fatta dal direttore del Centro o dal sottoscritto, poi sentiranno un cicalino per completare il ragionamento. Abbiamo fatto un sorteggio all'inizio per chi rispondesse per primo alle prime 3 domande, dopo 3 domande però invertiremo l'ordine di risposta. Tutto pronto, possiamo iniziare, direttore, siamo all'inizio appunto di questa campagna elettorale, si sta per concludere la prima delle 4 settimane, quelle proprio di par condicio stretta, in cui tutti i candidati, tutti i partiti stanno peraltro anche portando qui in Abruzzo i loro leader nazionali per sostenere i due candidati. La prima domanda che io faccio, e dovrà rispondere per primo Marsiglio, è sui toni e sul clima di questa campagna elettorale fino a questo momento, nel proprio e nello schieramento rivale. Sta venendo fuori insomma un Abruzzo dal punto di vista dei candidati e delle liste degno di una bella sfida elettorale, presidente? Ma penso e spero proprio di sì, e che si mantenga un clima di confronto civile basato sulle idee, lasciando magari da parte quei soggetti che pure esistono, che cercano di incattivire il clima, di fare insinuazioni, di buttarla nella rissa. Questo non fa mai bene, penso che la discussione debba sempre basarsi sul rispetto reciproco. Io riscontro una campagna elettorale, almeno per la parte che incontro, naturalmente quando inizia la campagna elettorale si entra un po' in un cono d'ombra, si incontrano i propri elettori e quindi si rischia magari di perdere il senso della dimensione comune, però nelle manifestazioni, negli incontri che abbiamo ormai da settimane, trovo tanto entusiasmo, una partecipazione popolare molto molto intensa, un apprezzamento diffuso per l'azione che il nostro governo regionale ha fatto, e quindi sono molto ottimista e fiducioso sul fatto che il 10 marzo verrà apprezzato il lavoro che in questi 5 anni abbiamo fatto per portare fuori l'Abruzzo dall'isolamento, dalla marginalità, per farlo tornare ad essere protagonista nello scenario politico nazionale e anche europeo. Io sono il presidente del gruppo dei conservatori nel Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, un incarico prestigioso che mai un abruzzese, un presidente della regione d'Abruzzo aveva avuto nelle maggiori sedi europee e internazionali. Per questo continueremo così. Oggi è il primo di una lunga serie di dibattiti, ci incontreremo, facciamo prima delle battute insieme al mio collega Luciano D'Amico, diventeremo presto amici, non ci conoscevamo prima, non ci siamo frequentati, abbiamo avuto percorsi ed esperienze diverse, però avremo modo in questi 20 giorni di frequentarci anche fin troppo, non rischiamo. Speriamo di non rischiare di diventare noiosi nei nostri dibattiti e non farlo diventare una recita a soggetto. Magari questo dipende anche dallo stimolo che i giornalisti ci sapranno dare con domande argute, intelligenti e magari non ripetitive, che ci permettano però di farci conoscere sia nei programmi, nei progetti, nelle cose fatte e non fatte, sia anche magari negli aspetti più personali che è per certi versi anche giusto che i cittadini conoscano. Bene, grazie Marsiglio. Luciano D'Amico,
Com'è questa campagna elettorale? Com'è il clima? Qual è l'aria che tira? Il clima è molto buono, il clima è quello che favorisce un confronto di idee, di progetti, di ipotesi per l'Abruzzo del futuro. Io credo che il 10 marzo è necessario che vinca la democrazia e per far vincere la democrazia è necessario che molti abruzzesi tornino a votare e per tornare a votare bisogna convincerli che saranno loro a decidere del proprio futuro e lo faranno confrontando i programmi, confrontando i progetti, confrontando tutto ciò che si propone perché fra 10 anni, 15 anni la nostra regione possa essere una terra ricca di opportunità. Il confronto in toni pacati non può che essere più utile rispetto a slogan o grida che creano solo confusione. Quindi sono molto fiducioso che questo confronto conduca a far vincere anzitutto la democrazia. E poi sono convinto, grazie all'entusiasmo che riscontro davvero quotidianamente, che gli abruzzesi chiedano questo, chiedano di poter ascoltare cosa si propone per il loro futuro, cosa si propone per il loro impegno, per ottenere il loro impegno, non solo il loro consenso elettorale, ma direi l'impegno per realizzare quel programma di grande cambiamento che la Regione Abruzzo richiede. Bene, dopo questa introduzione, direttore, i candidati sono nelle sue mani. Sì, cerco di cogliere l'appello del Presidente Marsiglio a fare domande argute per non annoiare chi ci ascolta, però mi permetterà il Presidente, dipende anche dalle risposte comunque. Assolutamente quindi, ragione. Quindi diciamo dobbiamo collaborare, dobbiamo collaborare. Sì, ecco, il Professor D'Amico ha in qualche modo già risposto, se vogliamo, alla mia prima domanda. Mi volevo ricollegare al discorso della campagna elettorale, perché il primo partito purtroppo da tempo è quello del non voto, dell'astensionismo, quindi bisogna cercare di convincere tutti quelli che ritengono che la politica non sia più in grado di risolvere i problemi e che quindi diventa inutile recarsi alle urne, convincere questa massa purtroppo abbastanza corposa di elettori che non va più alle urne. Ecco, pensate di aver trasmesso i messaggi giusti in questi giorni di campagna elettorale e che cos'altro bisogna fare per riportare un elettore su due che ha deciso di non andare più alle urne? Marsilio. Ma più che pensiamo, speriamo, noi ce la mettiamo tutta, d'altronde non passeremo giorno e notte a incontrare cittadini, a raccontare il lavoro fatto, i progetti per il futuro, se non credessimo fortemente al bisogno che le istituzioni siano rafforzate da una vera partecipazione popolare, da un vero confronto con i cittadini. Io per favorire questo riavvicinamento delle istituzioni ai cittadini e quindi una maggiore partecipazione dei cittadini ho fatto diverse cose, tra le quali anche quella inedita che non aveva mai fatto nessuno, di visitare uno a uno tutti i comuni abruzzesi. Sono 305, non ce n'è uno solo nel quale io non sia andato o in visita formale, ufficiale o per altre occasioni particolari, perché sento profondamente il dovere intanto di far vedere, toccare con mano che l'istituzione c'è, che si occupa anche di quei comuni che hanno 50, 60, 90, 100, 200 abitanti e che quindi elettoralmente pesano 0, 0,01. Dal punto di vista dell'interesse al voto sarebbe inutile, anzi forse persino tempo sprecato, passare una giornata per visitare certi borghi. Io penso che invece sia stato tempo guadagnato, perché se i cittadini vedono e sentono che l'istituzione c'è, è vicina, ci puoi parlare, gli puoi raccontare i tuoi problemi. Poi ci aiuta, mi ha aiutato anche personalmente a conoscere più da vicino le questioni e magari trovare anche insieme delle soluzioni. Facciamo delle leggi, le caliamo sul territorio, le dobbiamo poi sperimentare all'atto pratico. Una legge è sempre una cosa dinamica che va corretta giorno dopo giorno alla prova dei fatti, e andare a toccare con mano, discutere con chi vive nei luoghi, con chi sta immerso dentro i problemi, ci ha spesso aiutato a individuare delle soluzioni, degli interventi da proporre, delle correzioni da fare alla strada intrapresa, in particolare nelle aree interne. La legge contro lo spopolamento, quella con la quale abbiamo dato a migliaia di famiglie 2.500 euro di contributo per i bambini nati o per chi trasferisce la residenza e torna nei borghi soggetti a spopolamento o apre delle attività, e sono tutti e tre bonus
cumulabili, era appunto un piccolo aiuto, ma dal confronto con il territorio sono emersi altri suggerimenti, alcuni dei quali li abbiamo già accolti, come quella di ripagare l'abbonamento del bus a chi deve andare a scuola, per evitare che una famiglia che abbia i figli che crescono e che vanno alle scuole superiori, quelle dove si devono allontanare da casa per arrivare fino alla città dove c'è la scuola, possano considerare un costo eccessivo quello di rimanere a vivere nel loro borgo. Bene, Luciano D'Amico. Noi ci siamo dati come metodo ormai 5 mesi fa, quando abbiamo iniziato questa campagna elettorale, di ascoltare tutti gli abruzzesi. Il programma lo abbiamo scritto insieme alle abruzzesi e agli abruzzesi e abbiamo rappresentato loro qual è la situazione non solo della nostra regione, ma io direi la situazione in cui la nostra regione è chiamata ad operare. Una generale riallocazione dei sistemi di produzione che potrebbero vederci perdenti se non attivassimo subito delle politiche attive di sostegno al nostro sistema produttivo. Un problema di sanità con una popolazione che invecchia e con delle risorse tendenzialmente, nella migliore delle ipotesi, costanti. E abbiamo discusso di questo, abbiamo discusso delle possibili soluzioni, abbiamo discusso delle strategie, li abbiamo convinti, proprio per invitarli a tornare a decidere del loro futuro, li abbiamo convinti che devono essere loro ad immaginare, a condividere, perché poi saranno gli abruzzesi coloro che verranno chiamati a realizzare quei progetti, a condividere le nostre ipotesi di rafforzamento dello sviluppo, di un nuovo sviluppo, di un nuovo miracolo economico abruzzese, di cui c'è un grande bisogno. La situazione di disagio, incontrando gli abruzzesi e gli abruzzesi, l'abbiamo riscontrata su tutti i fronti, su tutti i territori, e per rimuovere questa situazione in un contesto obiettivamente difficile è necessario l'impegno di tutti. Per questo siamo convinti che, avendo ascoltato tutte le abruzzesi, tutti gli abruzzesi, le nostre proposte, le nostre ipotesi di governo consentiranno alla nostra regione di guardare con molta più fiducia al futuro. Direttore? Sì, insomma, volevo cambiare argomento e passare a un fatto di attualità della tragedia di Rigopiano. Noi abbiamo avuto la sentenza di appello l'altro ieri e le sentenze ci hanno insegnato, non si commentano, si rispettano. Però un paio di domande volevo porle ai due candidati. Innanzitutto, secondo voi la politica, da tutta questa vicenda, dall'inizio alla sentenza dell'altro ieri, come ne esce? E poi c'è ancora un messaggio che si può mandare ai familiari, al di là di tutto quello che è stato detto finora, di messaggi di vicinanza, di solidarietà, di cordoglio per le vittime, tante purtroppo, 29, ricordiamo. C'è ancora qualche messaggio che possiamo, perché si può, che la politica può inviare a chi ha dovuto subire e sopportare un dolore di quella portata? Marsilio. La Regione Abruzzo è stata sempre molto vicina ai familiari delle vittime. Io ho espresso alla Presidente Franca Bandera, nel doveroso rispetto della sentenza, che non posso giudicare, magari si può commentare, ma quando si è capo di un'istituzione diventa anche questo più delicato farlo. Però l'impegno era evitare la prescrizione, perché la beffa di vanificare tutto il processo con una prescrizione doveva essere assolutamente evitata. La Presidente della Corte d'Appello ha garantito una veloce esecuzione del tribunale in corte d'appello del secondo grado. Questo permette di andare in Cassazione in tempo utile, perché comunque la sentenza sia efficace qualunque poi essa sia. Ho accompagnato i familiari delle vittime dopo il primo grado, in cui erano stati molto molto feriti dalla sentenza di primo grado, a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio, ed è stato un incontro anche quello molto intenso e molto, molto umano. Io devo aggiungere che la politica certo non è uscita bene, perché in quegli anni, quando accade la tragedia di Rigopiano, la confusione regnava sovrana, ed è quello che il processo ha fatto emergere: istituzioni che non si parlano tra di loro, provincia, comune, comuni, regione, prefettura. È ancora in corso il processo che dipanerà e darà comunque una sua verità giudiziaria. Non sappiamo se la verità giudiziaria sarà poi la verità reale dei fatti e se soddisferà il bisogno di giustizia
delle vittime. Quello che noi abbiamo fatto è stato, dal 2019 in poi, approvare la carta di localizzazione del pericolo delle valanghe, costituire l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, cioè un organismo più snello che risponde direttamente al Presidente della Giunta, che non deve più passare attraverso i passaggi burocratici e amministrativi per assumere decisioni, che è quindi più pronta a intervenire nei casi di emergenza. La funzionalità del sistema della protezione civile è alla base del bisogno di sicurezza dei cittadini. Abbiamo peraltro finanziato nell'accordo di coesione 7 milioni di interventi per riammodernare e rinnovare l'intera colonna mobile, il parco mezzi della protezione civile, la rete di monitoraggio, e nei fondi ordinari di bilancio degli ultimi anni abbiamo finanziato anche tutte le altre pianificazioni di settore, come il piano dighe, invasi, piani di emergenza di vario livello. Grazie. Luciano D'Amico. Io credo che di fronte a tragedie di questa gravità si possa solo esprimere vicinanza a chi è stato colpito da questi lutti, e si possa, più che come politica, io direi come struttura pubblica, come pubblica amministrazione, come Stato, si possa solo ricavarne l'insegnamento di un impegno ulteriore per fronteggiare dei fatti straordinari come è stato Rigopiano, per far sì che questi fatti non accadano più. È necessaria una politica molto più incisiva sulla tutela del territorio, sulla prevenzione di queste sciagure. E nel nostro programma dedichiamo ampio spazio a tutto ciò che è necessario fare per poter far sì che Rigopiano non riaccada e non accada mai più. Ma al di là di questo, più che un insegnamento per la politica, io credo che sia un insegnamento per tutti coloro che sono chiamati ad assumere funzioni di programmazione, pianificazione e decisione pubblica. Rigopiano è il concentrato di una serie di fatti di estrema rilevanza. Mi riferisco alla straordinarietà delle condizioni meteorologiche che l'hanno determinato, ed è la conseguenza di decenni di fatti che poi hanno portato ad una tragedia di queste dimensioni. Ecco, l'impegno comune è far sì che non accadano più fatti come Rigopiano. Grazie D'Amico, adesso invertiamo l'ordine di risposte. Io introduco un altro tema, un tema specifico di questa campagna elettorale, che però io suppongo sia il tema su cui il futuro di questa regione si giochi, vale a dire la transizione ecologica sull'automotive. Ecco, questo è un argomento epocale dei prossimi 5 anni. Uno di voi guiderà questa regione, dovrà farlo tenendo conto delle situazioni internazionali, quelle europee, le nuove normative, il confronto che c'è tra il governo nazionale e Stellantis, e soprattutto il futuro dello stabilimento in Val di Sangro, dove notizia di questi ultimi giorni, di queste ultime ore, è stato peraltro corrisposto un consistente premio di produzione, nel senso, voglio dire, i veicoli industriali leggeri vanno bene, se ne avvantaggia anche il personale di Stellantis, però le incognite sono tantissime, perché tutto dipende dalle scelte che verranno fatte sui motori. Professor D'Amico, lei come vede questa situazione? Beh, la vedo in termini ancora più ampi. Io trovo eroico il comportamento di Stellantis, che riesce ad esportare qualcosa come 1.000 vagoni al giorno senza avere nessuna infrastruttura adeguata. Non abbiamo un sistema portuale che può consentire di movimentare questo volume di beni, questo numero di furgoni. Non abbiamo ancora la possibilità di raggiungere il Tirreno, il porto di Salerno, perché la Fondo Valle Sangro è ancora in corso di realizzazione. E non abbiamo un sistema adeguato, anzi l'unica possibilità di movimentare un numero così rilevante di furgoni è data dal trasporto su ferro, su rotaia, che abbiamo iniziato. Iniziai, mi fa piacere ricordarlo, come presidente di TUA, e devo dire, esprimo qualche preoccupazione sull'obiettivo di privatizzare la società regionale che esercita questo trasporto di merci su ferro. Il passaggio al motore elettrico è un passaggio che va pianificato con estrema attenzione, perché anche nella migliore delle ipotesi, l'ipotesi in cui Stellantis decidesse di produrre il Ducato elettrico o a idrogeno, poi bisognerà vedere qual è la tecnologia che verrà scelta,
e comunque avremo una riduzione dell'occupazione, perché come è noto la produzione di automobili, di furgoni con motore elettrico richiede un numero inferiore di occupati, e allora dovremo immaginare una strategia industriale per la Val di Sangro, ma direi per tutta la regione, che tenga conto di questi scenari. Non sono scenari incogniti, questi sono scenari che possono essere determinati anche con grande precisione. E dobbiamo quindi immaginare una strategia industriale che possa riassorbire quella manodopera, che possa evitare di creare un numero di disoccupati, avendo a disposizione la nostra regione delle maestranze estremamente qualificate. La nostra regione è una regione manifatturiera, l'incidenza della manifattura sul PIL regionale sfiora il 28%. Voglio sempre ricordare che la Germania, che è la fabbrica d'Europa, si ferma al 22%. Dobbiamo sfruttare questo vantaggio competitivo che abbiamo, e dobbiamo farlo spingendo il nostro sistema economico verso un livello di innovazione tale che possa consentirgli di superare queste strettoie. E per farlo dobbiamo tornare ad essere attrattivi, e quindi infrastrutture, infrastrutture, infrastrutture. Grazie. Marsilio. Le infrastrutture sono esattamente quelle che stiamo realizzando dopo decenni di nulla. Ieri abbiamo inaugurato la banchina di Ortona, i lavori per fare in modo che la banchina di Riva passerà da una profondità di 5 metri a una profondità di 12 metri, realizzando una palificata di 30 metri di profondità lungo 250 metri di fronte, che potenzierà enormemente il porto di Ortona, per il quale sono stanziati complessivamente intorno ai 150 milioni di euro, con lavori alcuni già in corso, altri in fase di appalto e altri con progettazioni esecutive ormai terminate e pronte ad andare in gara d'appalto. Parte anche il dragaggio del porto. Grazie alla ZES e al commissario Miccio, che ha ben lavorato, sono già in corso i lavori per il collegamento dell'ultimo miglio ferroviario e stradale sia al porto di Ortona che a quello di Vasto. Il porto di Vasto è stato elevato al rango di porto di interesse nazionale, e anche al porto di Vasto sono partiti questi lavori. Sta partendo, è già in corso un cantiere per rafforzare il molo, e altri 25 milioni sono contenuti nell'accordo di coesione firmato con la Presidente Meloni. La piattaforma logistica di Saletti è già una realtà, abbiamo consegnato e collaudato, in questo caso con 2 mesi di anticipo sul calendario dei lavori, 10.000 metri quadri di piazzale attrezzato con la linea ferroviaria che serve direttamente le aziende. Stiamo portando a 750 metri la banchina di Fossa Cesia, della stazione di Fossa Cesia, e nell'accordo di coesione è previsto il finanziamento per raddoppiare la linea ferroviaria tra la stazione di Saletti e quella di Fossa Cesia, in modo così anche da separare il traffico merci dal traffico passeggeri, che deve tornare a correre lungo tutta la linea. Lavori in corso importanti, era la famosa agenda Marchionne che Tavares pochi giorni fa da Atessa ha rilanciato per chiedere le infrastrutture che servono a rendere forte l'azienda. Abbiamo lavorato a livello nazionale per la prima volta con questo governo nazionale, che è guidato al Ministero da Adolfo Urso. Abbiamo riunito Stellantis con le 6 regioni che hanno la presenza delle fabbriche Stellantis in Italia, con l'obiettivo di riportare la produzione dei veicoli in Italia, perché negli anni precedenti l'80% dei fondi pubblici andati all'automotive, all'industria automobilistica, sono finiti all'estero. Con questo governo abbiamo stretto un patto per fare in modo che i fondi debbano servire a rilanciare la produzione in Italia, ad essa compresa, e a fare in modo che i soldi vadano a finire anche nelle tasche degli operai, che vengono giustamente premiati quando il lavoro cresce. Direttore Anchino. Sì, passerei al capitolo della sanità. Lo slogan più ascoltato non solo qui da noi, ma un po' in tutto il territorio nazionale, è sanità per tutti. Bisogna fare in modo che tutti possano fidarsi e affidarsi alla sanità pubblica. Ecco, ritenete che la riforma della rete ospedaliera, la recente riforma, possa garantire una sanità per tutti? Possa migliorare la situazione, perché comunque è una situazione sotto tanti aspetti di disagio, come vengono purtroppo segnalate tante situazioni di disagio dai cittadini. Ecco, con la riforma della rete ospedaliera cosa andrà a migliorare
e come il cittadino potrà ancora più fidarsi della sanità. D'Amico. Ma noi critichiamo la riforma della rete ospedaliera perché la riteniamo una riforma valida probabilmente solo sulla carta, anzi non valida nemmeno sulla carta, perché poi bisognerà attuarla e verificare la disponibilità effettiva delle risorse. E la critichiamo perché di fatto non fa delle scelte, non fa delle scelte di specializzazione, non sceglie l'ospedale di secondo livello e non fa delle scelte di specializzazione anche per vocazione. Noi riteniamo che si debbano specializzare tutti i presidi ospedalieri in modo tale da poter offrire anche agli abruzzesi e alle abruzzesi delle eccellenze sanitarie che non le costringano ad affrontare i viaggi della speranza. Noi sappiamo che la mobilità passiva è tornata a crescere e a raggiungere delle dimensioni assai preoccupanti. Ormai viaggiamo intorno a un saldo di 100 milioni per anno. Con 100 milioni per anno noi potremmo assumere un congruo numero di medici, di personale infermieristico, di personale sanitario e offrire maggiori servizi agli abruzzesi se riuscissimo ad avere una rete ospedaliera in grado di generare magari una mobilità attiva invece che una mobilità passiva. Poi c'è da immaginare, d'accordo con la medicina territoriale, c'è immaginare potenzialmente lo sviluppo della telemedicina. Ci sono una serie di opzioni strategiche che vanno definite in una prospettiva diversa da quella dell'applicazione o della semplice redazione di un piano ospedaliero, che ripeto, è un piano ospedaliero in cui non viene deciso sostanzialmente nulla rispetto ad un esistente che di fatto non soddisfa le esigenze degli abruzzesi. Ricordavo la mobilità passiva, ma c'è il problema delle liste d'attesa. È vero, è un problema per tutta Italia, in Abruzzo è ancora più avvertito, più sentito. C'è un problema più in generale di cittadini abruzzesi che rinunciano a curarsi e questi sono i problemi che dobbiamo affrontare e che dobbiamo affrontare immaginando una rete ospedaliera in grado di rispondere alle esigenze delle abruzzesi e degli abruzzesi e perfettamente raccordata con una rete di medicina territoriale. Rifaccio un attimo agli investimenti infrastrutturali trattati in precedenza, mi fa piacere averli sentiti dal Presidente Marsiglio, però sono quasi tutti quelli finanziati con il Master Plan e mi fa piacere che stiano andando avanti. Marsiglio. Ma l'approvazione della rete ospedaliera è un fatto rivoluzionario per l'Abruzzo, intanto perché crea un modello nuovo che esce dai limiti del decreto Lorenzin, ministro del Partito Democratico, che oggi ingabbia le regioni piccole con scarsa densità demografica su parametri che vanno bene per le grandi realtà metropolitane ma non vanno bene per l'Abruzzo. La rete dell'Abruzzo sarà un modello, intanto la nuova rete qualifica, perché avevamo la possibilità o l'obbligo di scegliere un solo DEA di secondo livello. Sarei anche curioso di sapere dal mio avversario quale sarebbe, perché non ci si può imputare di non averlo scelto, non l'hanno fatto quando governavano loro e oggi non dicono quale dovrebbe essere, perché non è che poi si può andare a Teramo e dire che il DEA di secondo di livello è Teramo, all'Aquila dire l'Aquila, a Chieti dire Chieti, a Pescara dire Pescara. Noi abbiamo creato una rete che nei quattro ospedali maggiori crea idea di secondo livello funzionali e integrati tra loro, un modello che verrà sperimentato e credo che farà scuola per tutta l'Italia, riporta l'ospedale di Sulmona ad essere un DEA di primo livello, mentre prima era un ospedale di base, sede di pronto soccorso, e avrebbe perso il punto nascita che invece mantiene, tiene aperti ospedali come Popoli, Guardia Grele, Ortona, che avrebbero dovuto chiudere, Pescina e Tagliacozzo, che diventano ospedali integrati ad Aquila e Avezzano e presto faranno parte degli ospedali riuniti della Marsica. Danno delle specializzazioni, la neuroriabilitazione a Popoli con il centro Risvegli, l'oncologia per le donne, la senologia di Ortona e così via. Tutti gli ospedali, i principali ospedali vengono ricostruiti ex novo. Questa rete libera quasi 400 milioni di euro di fondi pubblici che erano fermi a Roma dal 1998 e che noi, grazie all'approvazione della rete e dei progetti, trasformeremo in ospedali nuovi a Vasto, a Lanciano, ad Avezzano. È già in corso il lavoro per la centrale 118 all'Aquila, sono già in corso lavori per 18 milioni per ristrutturare Penne. A breve, notizia di questi giorni, il Ministero ha approvato anche il progetto per finanziare con 40 milioni di fondi dello Stato, altri 20 ce li mettiamo noi con la ASL e con la Regione,
l'ospedale di Chieti, attendiamo che finisca la querela su dove debba essere fatto l'ospedale nuovo a Teramo per liberare anche lì 120 milioni di fondi statali più quelli che metterà la regione, insomma per la sanità abruzzese, grandi passi in avanti. Ora ci fermiamo per il primo break della nostra trasmissione, del nostro serrato faccia a faccia. Ci vediamo tra pochissimo, restate con noi. Allora, siamo tornati in studio per una nuova domanda da sottoporre ai due candidati alla presidenza di questa regione. Direttore Anchino. Sì, capitolo Borsacchio, la riserva del Borsacchio. E la decisione che molti hanno ribattezzato come sveltina di fine anno è assunta dalla regione di ridurre, per non dire azzerare, il perimetro della riserva del Borsacchio. Una decisione che ha provocato tante reazioni, ovviamente molte polemiche e non solo dalle opposizioni. Devo dire si sono levate voci di dissenso anche dalla parte del centrodestra, comunque da parte anche di tanti cittadini non coinvolti politicamente. Ecco, secondo voi, chiaramente poi le risposte saranno di natura diversa, ma poteva e doveva essere gestita diversamente questa situazione? D'Amico. Ma c'è una questione di metodo e una questione di merito. La questione di metodo è stato approvato questo emendamento alle 2:30 di notte, apparentemente senza nessun motivo di urgenza, perché non si capisce bene per quale motivo una decisione così importante non debba avere quello spazio necessario di discussione, auspicabilmente nel caso di eventuale condivisione o di rigetto. Ma poi c'è una questione, peraltro è stata inserita nella legge di bilancio, con il rischio che possa trascinare anche la legge di bilancio in un'eventuale incostituzionalità. Poi c'è una questione di merito, ma le riserve naturali per l'Abruzzo, che vuole essere la regione verde d'Europa, hanno un valore strategico, un valore assolutamente strategico che va tutelato e preservato e va semmai reso compatibile con tutte le altre attività, ad iniziare dalle attività agricole che possono essere ben svolte nelle riserve naturali e che anzi dalle riserve naturali possono trarre un ulteriore valore aggiunto. C'è da dire nel caso della riserva del Borsacchio, quella riserva ha un senso perché è l'unica zona della costa adriatica in cui le colline si gettano sul mare con una certa dolcezza, una certa morbidezza. E la biodiversità di quella riserva è data proprio da questa caratteristica di essere un unicum che dagli altipiani collinari, dalle emergenze collinari, arrivano poi degradano sulla spiaggia. Tagliare la parte collinare significa non solo cancellare la riserva perché ne rimangono 24 ettari, ma significa, quando anche a valle sulla spiaggia ci fosse un'estensione maggiore, compromettere l'unicità e la peculiarità, la caratteristica di quella riserva. Quindi siamo assolutamente contrari, semmai bisogna lavorare di buon grado per poter rendere compatibili con la tutela di quel territorio, rendere compatibili le attività, ad iniziare dalle attività agricole, ma anche per le attività agricole una riserva è un valore aggiunto, non è solo un insieme di vincoli da rispettare, e la Regione Abruzzo, se vuole rimanere Regione Verde d'Europa, deve fare una scelta molto chiara sulle aree protette. Marsilio. Ma quello che è accaduto per il Borsacchio è stato il frutto di un'esasperazione, perché a fare una riserva, peraltro anche nel 2005 venne fatta con un emendamento alla legge di bilancio, proprio pari e patta, pari pari come è accaduto nell'ultima seduta in cui è stata ridimensionata. E poi stare quasi 20 anni senza adottare piani di assetto, piani di gestione, fare nulla sulla riserva, tranne che vietare tutto in un'area dove ci sono agricoltori, abitanti, cittadini, attività economiche che rimangono strozzate da una riserva che nessuno gestisce, ha prodotto questa esasperazione, con un risultato che probabilmente non piace a nessuno, ma che è frutto di quello che accade. Poi non si può solidarizzare con i trattori in giro, dire che l'agricoltura è in ginocchio perché certe regole impediscono di coltivare, e poi non prendere atto che nella riserva del Borsacchio questo è quello che è evidentemente accaduto. Aggiungo anche che questa storiella dell'emendamento clandestino alle 3 di notte, tra un po' diranno le 4, poi le 5, poi le 6, l'emendamento è stato presentato e depositato
alle 10:30 di sera, come tutti gli altri emendamenti, hanno avuto 2 o 3 ore di tempo per leggerli. Quando è stato presentato nessuno lo ha nascosto, è stato letto chiaramente quale fosse l'oggetto e dopo essere stato votato qualcuno della minoranza ha pensato anche di rettificare il proprio voto da contrario ad astensione, avendo capito di che cosa si trattava. Il giorno dopo, quando le associazioni ambientaliste del territorio li hanno messi sotto stato di accusa per non aver saputo fare l'opposizione, hanno ricominciato a dire che era tutta una manovra, insomma, chiaramente, insomma, c'è chi non sa fare neanche l'opposizione, non pretenda di governare. Noi siamo disponibili, adesso, solo adesso, il Comune di Roseto ha adottato uno dei 2 strumenti necessari e siamo disponibili a discuterlo, la nuova legislatura si aprirà, quel documento esiste e affronteremo nelle sedi competenti e si spera fuori dalla tensione elettorale anche un'eventuale riperimetrazione della riserva. Aggiungo però una cosa, quelle colline non spariranno, nessuno le cementifica né le può cementificare, perché la legge urbanistica regionale, la legge paesaggistica, le norme di tutela che già esistono sul territorio, oltre che il piano regolatore del Comune di Roseto, già prevedono che lì non si costruisce nulla, quindi non si deve e non si può raccontare che al posto della riserva arriva il cemento o la speculazione edilizia, perché questo non è possibile, le colline ci sono e resteranno nella loro bellezza con o senza riserva. Nuova inversione dell'ordine delle risposte, ricomincia nuovamente Marsilio, stavolta la domanda che introduco è una domanda che posso fare soltanto oggi, non la potrò fare nell'ultima tribuna elettorale perché parliamo di sondaggi, la cui diffusione verrà vietata tra una settimana, quindi negli ultimi 15 giorni non se ne potrà parlare. Allora parliamone adesso perché ne sono andati in giro diversi in questi giorni, dall'inizio della campagna elettorale, sin dai primi giorni, alcuni danno un pareggio, altri danno un vantaggio. Insomma, quali sono intanto, vi chiediamo, gli ultimi di cui siete a disposizione e soprattutto, ecco, rispetto alla comunicazione di questi sondaggi, quali sono state le vostre reazioni finora? Iniziamo da Marsilio. Ma i sondaggi sono un normale strumento di lavoro che i partiti utilizzano per capire qual è l'andamento, qual è il clima e anche magari per aggiustare il tiro, cercare di comprendere quali sono gli argomenti più sentiti, quelli più efficaci anche nella propria propaganda e come orientare il proprio taglio comunicativo. Non vanno né sottovalutati ma nemmeno sopravvalutati, perché poi il sondaggio vero si fa il 10 marzo dentro le urne. Noi abbiamo affidato dei sondaggi a primari istituti demoscopici come EMG da parte di Fratelli d'Italia, Antonio Noto da parte di Forza Italia, ed entrambi registrano un vantaggio pochi giorni fa, gli ultimi che abbiamo sono quelli che avete già pubblicato e che sono a vostra disposizione, un vantaggio importante ma non incolmabile. Stiamo commissionando naturalmente, come è normale che sia, sondaggi che nei prossimi giorni misureranno se questo vantaggio si è allargato o se si è ristretto. Quello che io avverto nel contatto diretto con la popolazione, negli incontri che facciamo e anche nella forza delle liste, abbiamo delle liste, 6 liste a sostegno della mia candidatura, sono fortissime, sono le liste di 5 partiti più la lista del Presidente, la lista Marsilio Presidente, che sono ricche di personalità molto radicate nei territori, nelle categorie professionali, rappresentative di tutto l'Abruzzo, di tutte le abruzzesi, di tutti gli abruzzesi, e sono convinto che anche la forza di questi candidati, di questi quasi 180 candidati che faranno squadra insieme a me, porteranno alla vittoria finale, sondaggi o non sondaggi. Luciano D'Amico, i suoi sondaggi. I sondaggi, più che quelli nostri, ci hanno dato un eccellente conforto sull'andamento della campagna elettorale. Ma ancora di più ce l'ha dato l'ultimo sondaggio che credo sia stato appena citato dal Presidente Marsilio, quello di Fratelli d'Italia, in cui ci si dava al 46%, ma non considerando 2 liste che sono molto forti, la lista civica e la lista dei riformisti. Insomma, io credo che se fossero veri quei dati, diciamo, io li firmerei subito dal notaio perché certificherebbero uno straordinario vantaggio. Però al di là di quello che possono dire i sondaggi, io sono convinto che poi le motivazioni vere emergeranno solo il giorno del voto e daranno il risultato concreto. Ciò che mi fa piacere invece constatare quotidianamente
e l'entusiasmo che vedo e che trovo sempre di più quando parliamo dei problemi dell'Abruzzo, quando parliamo dei progetti per l'Abruzzo, quando i nostri candidati, una straordinaria squadra di candidati che si caratterizza per esperienza, per competenza, per conoscenza del territorio, viene sostenuta nelle presentazioni, nei luoghi di discussione, davvero è un entusiasmo che mi lascia molto molto ben predisposto per il risultato del 10 marzo. Direttore. Sì, parlerei un pochettino di lavoro, che purtroppo è un tema, ahi noi, sempre caldo. I dati sull'occupazione, dati recenti, si prestano a diverse chiavi di lettura. Ci sono quelli che ritengono che siano dati positivi, in crescita, e quelli che invece, dicono alcuni osservatori, sottolineano come bisogna tenere presente che tanti nuovi contratti sono a termine e quindi precari. Bisogna riconoscere che comunque la Regione negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, ha assunto diverse iniziative, soprattutto nel mondo giovanile, per favorire l'ingresso di tanti giovani, di tanti ragazzi nel mondo del lavoro. Però ecco, c'è ancora tanto, tanto da fare. E soprattutto sul tema dei giovani, purtroppo c'è ancora il fenomeno della fuga di tanti giovani, se vogliamo chiamarla fuga, comunque tanti ragazzi non credono di potersi realizzare in Abruzzo e vanno fuori. Come riuscire ad attrarli a restare, come farli restare? Quindi questo doppio canale, i dati sull'occupazione sono dati realmente positivi? E poi il tema giovanile, come far restare i giovani in Abruzzo? Marco Marsilio. I dati sono dati, i numeri sono numeri e c'è poco da discutere. Il numero di occupati in Abruzzo ha superato il 500.000, siamo a 503.000, era un dato che non si leggeva da 15 anni, quindi è evidente che c'è una crescita dell'occupazione anche a livello percentuale. La percentuale di occupazione in Abruzzo è ormai praticamente prossima alla media nazionale. Per essere una regione del Mezzogiorno confermiamo un ruolo guida, quindi siamo decine di punti al di sopra della media o delle peggiori regioni del Mezzogiorno con le quali ci confrontiamo. Quindi c'è una evidente crescita, una capacità di ripresa e di resilienza, il che non vuol dire che non ci siano preoccupazioni, sacche di povertà e di emarginazione che devono essere affrontate. Noi le abbiamo affrontate moltiplicando per 3 i fondi per il Fondo Sociale Regionale, che passano da 150 a 450 milioni di euro, moltiplicando 2,5 volte i fondi europei che l'Abruzzo ha potuto attingere, dei quali il Fondo Sociale Europeo è rivolto principalmente ai temi della marginalità, del recupero dell'occupazione, della formazione lavoro, per permettere di far crescere la capacità anche di assorbire, di rimettere nel ciclo produttivo quelli che ne sono stati espulsi. Ma poi, al di là dei numeri, di metterci qui a vedere le tabelle del PIL e così via, io voglio parlare di fatti concreti, perché 5 anni fa trovai una regione dove Brioni licenziava. Sulla Sevel c'erano grandi incertezze, sulla Pilkington e la Denso non si sapeva se avrebbero continuato a lavorare, se la Pilkington avrebbe o no chiuso almeno un alto forno dei due in funzione e così via. Noi in questi 5 anni abbiamo preso l'ex autoporto di San Salvo, mai inaugurato, diventa la centrale logistica di Amazon, che in questo ultimo Natale è stata la più sviluppata del centro-sud Europa. La Pilkington l'abbiamo salvata destinando 4,5 milioni dell'emergenza Covid a tenere accesi quegli altoforni, e sta andando avanti e riprendendo il lavoro. Sulla Denso il Presidente del Consiglio ha affrontato il tema direttamente nella sua ultima visita in Giappone. A Penne non solo Brioni non ha chiuso e ha ricominciato a fare le assunzioni, arriva Brunello Cucinelli che impianta la sua azienda e così via. Il tempo è finito, ma ce ne sono altri di esempi, appunto, di industrie, di aziende che stanno ripartendo, la farmaceutica, il tessile, che dimostrano che l'Abruzzo è ripartito e può continuare a crescere. Luciano D'Amico. Ma io non voglio citare i dati dell'Istat o di Banca d'Italia, che come noto sono pericolosi estremisti. Cito il documento di economia e finanza regionale
che lo scorso 30 agosto ha approvato proprio la giunta presieduta dal Presidente Marsiglio, in cui si dice che in Italia sono stati recuperati i livelli occupazionali pre-Covid ad esclusione di tre regioni, fra cui l'Abruzzo. E si dice anche che l'industria, insomma, mostra dei segni di cedimento un po' in tutti i settori, che l'artigianato ha visto una moria di aziende purtroppo di dimensioni rilevanti, che l'agricoltura va male, che al turismo mancano 1 milione dei 6 milioni, diciamo, di presenze che si registrava prima del Covid, e che su 640 sportelli bancari ne sono stati chiusi 411. Diciamo che questo è un po' l'Abruzzo reale rispetto all'Abruzzo che troppo spesso ci viene raccontato. Ed è un Abruzzo che conoscono bene i 50.000 disoccupati, che conoscono bene i 300.000 abruzzesi che vivono nella soglia di povertà, perché il lavoro, lo dice sempre il documento di economia e finanza approvato dalla giunta regionale uscente su proposta dell'assessore al bilancio, perché il dramma vero del lavoro è il lavoro povero, il part-time involontario. Ora, sicuramente in 5 anni sono accaduti dei fatti, però vorrei sottolineare che questi fatti non sono accaduti all'esito di politiche regionali mirate. Accadono dei fatti positivi, accadono dei fatti negativi, però francamente non vedo il collegamento con alcuna politica economica di sostegno allo sviluppo che sia stata realizzata da questa giunta. E ripeto, i risultati, non Istat, non Banca d'Italia, invito tutti gli abruzzesi a leggere il documento di economia e finanza, a pagina 31 si trovano i dati che la giunta uscente ci dice. Direttore, anche io un'altra domanda per i due candidati. Sì, dunque parliamo di fondi, fondi che sono necessari ovviamente per percorso di crescita della regione, e c'è un doppio binario, fondi europei e quelli statali. L'Abruzzo riceve fondi a sufficienza per portare avanti e completare i progetti e quindi andare in una direzione di reale crescita? Primo Marsiglio. Beh, potremmo rispondere banalmente che la coperta è sempre corta. Quando adesso abbiamo distribuito con l'accordo di coesione quasi 1.300.000.000 a fronte del precedente ciclo di programmazione che ne aveva destinati 750, io ho ricevuto richieste per almeno 15 miliardi da finanziare, almeno 10 volte tanto. Le esigenze sono sempre molte, a volte troppe, e noi dobbiamo concentrare le priorità. Le abbiamo concentrate sul ciclo dell'acqua, perché è una regione che ho trovato dove non arrivava l'acqua dei rubinetti a tutte le ore di tutti i giorni, ed era un'indecenza che nel terzo millennio c'è ancora gente che non ha l'acqua potabile dentro casa, e che le reti, gli acquedotti siano colabrodo, perdono il 40, il 60, in alcuni casi addirittura il 70% dell'acqua viene dispersa. Quindi abbiamo concentrato le risorse per riparare quelle condutture, per portare l'acqua ovunque, per fare i depuratori sia civili e industriali che ancora mancano per completare un ciclo virtuoso e sostenibile dal punto di vista ambientale. Abbiamo messo i soldi sulle infrastrutture di trasporto e di collegamento, e quelli, peraltro il 21 prossimo noi avremo la riunione del CIPES, la riunione preparatoria della prossima riunione del CIPE, dove verranno rifinanziati i fondi per fare partire i primi cantieri, i primi due lotti sulla ferrovia Roma-Pescara. 100 anni che aspettavamo di poter cominciare ad avere una ferrovia moderna, efficiente, che possa collegare in meno di 2 ore la costa adriatica alla costa tirrenica da Roma a Pescara. Oggi ce ne vogliono 3 ore e mezza, il treno è praticamente inutilizzato e inutile per i tempi di percorrenza che ha, e questo è stato uno dei prezzi che l'Abruzzo ha dovuto pagare. Troppi decenni di marginalità politica, di disinteresse verso questa regione hanno prodotto un arretramento, e quindi oggi è complicato recuperare in pochi anni questi decenni. Ce la stiamo mettendo tutta, le risorse che abbiamo messo in campo e le opere che stanno partendo o che sono già in cantiere sono opere che si attendevano da troppo tempo. Noi abbiamo avuto la capacità di mettere finalmente a terra questi progetti e di passare dalle chiacchiere vuote ai fatti reali e concreti che tutti possono toccare. D'Amico. Il 17 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il riparto del 60% del Fondo Sviluppo e Coesione alle regioni.
Lì gli abruzzesi possono vedere che all'Abruzzo sono stati assegnati 994 euro per abruzzese pro capite contro i 1526, se non ricordo male, del Molise e 1755 della Basilicata. Non mi sembra un buon esempio, diciamo, di acquisizione delle risorse. Queste poi sono le risorse che la Presidente del Consiglio ha assegnato, c'è stata la firma che abbiamo visto nei giorni scorsi all'Abruzzo, con cui sono stati certificati 3 anni di ritardo. Questi sono fondi che erano già disponibili, che avremmo potuto utilizzare anche prima, però non voglio soffermarmi tanto su ciò che non è stato fatto e credo che non sia stato fatto moltissimo. Voglio soffermarmi su ciò che intendiamo fare. Noi vogliamo utilizzare quei fondi non solo per adeguare le infrastrutture a degli standard accettabili nel 2024, ma vogliamo soprattutto utilizzarli per poter rafforzare la capacità di sviluppo del sistema economico. Il trasferimento tecnologico va assolutamente incentivato. Abbiamo un sistema universitario di prim'ordine, un sistema imprenditoriale ed economico che è in grado di reagire. La Regione deve fare in modo che, utilizzando anche questi fondi, attivando le leve di premialità, si possano mettere in collegamento questi due sistemi e si possano creare nuovi posti di lavoro. Torno un po' alla domanda precedente, quando ci si diceva molti giovani lasciano l'Abruzzo. Lo lasciano perché non trovano occasioni di lavoro, lo lasciano perché le occasioni di lavoro non sono adeguate al loro livello di specializzazione. Ecco, noi vogliamo utilizzare tutti i fondi a disposizione della Regione per il rilancio dello sviluppo economico, perché riteniamo che al primo posto ci sia la creazione di posti di lavoro. Solo poi, dopo aver assicurato una prospettiva, una possibilità di costruire un progetto di vita alle abruzzesi e agli abruzzesi, possiamo affrontare tutti gli altri temi. Restiamo su di lei, professor D'Amico, perché invertiamo nuovamente l'ordine delle risposte e restiamo anche su un tema legato all'economia e alle attività produttive del nostro territorio, che è l'agricoltura. In queste settimane le nostre strade, anche nelle nostre città, nelle nostre località, persino costiere, sono state invase dai trattori. Una protesta che è difficile anche da comprendere, per esempio per quel che concerne la sua leadership, dove voglia arrivare, ma le motivazioni di fondo sono quelle legate alle rivendicazioni nei confronti dell'Europa, nei confronti del governo regionale. Vi chiedo se c'è invece un ruolo, se c'è anche qualcosa che la Regione può fare o abbia già fatto, ma soprattutto cosa fare per salvaguardare la sussistenza di queste attività nel momento in cui si sentono strangolate sia dalle normative sia anche dalle filiere distributive e commerciali che rendono inutile per tanti giovani proseguire l'attività dei padri sulla terra da coltivare. Professor D'Amico. Certo, direttore, in realtà è ancora più drammatica la situazione, perché gli agricoltori si trovano stritolati nella catena del valore, sia a monte quando acquistano materie prime, carburanti piuttosto che altro, sia a valle quando cercano di vendere i propri prodotti. La Regione può fare moltissimo in questo, lo può fare iniziando ad immaginare un'agricoltura che dialoghi molto più intensamente con il turismo, con la salute e con l'ambiente. Con la salute perché i prodotti agricoli che la nostra Regione riesce a generare sono prodotti che possono garantire un'alimentazione sana. Noi vorremmo introdurre una premialità per le mense scolastiche, ma anche per le mense ospedaliere, per le mense in genere, per l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali, dei prodotti a chilometro zero, perché riteniamo che sia un modo per dare respiro economico ai nostri produttori e per migliorare la salute degli abruzzesi. Noi vogliamo ampliare la possibilità di reddito per i nostri agricoltori. Le formule dell'agriturismo sono ormai consolidate, ma in Abruzzo abbiamo un'incidenza ancora di gran lunga inferiore rispetto a delle regioni comparabili su questo tipo di attività. E poi agli agricoltori va riconosciuto il grande risultato di mantenere un territorio. Noi vorremmo non dover investire
su un dissesto idrogeologico una volta che questo dissesto ha provocato, si è manifestato, ma vorremmo sostenere chi può prevenire effettivamente questa forma di governo del territorio. Ecco, noi vogliamo giocare un ruolo estremamente attivo di sostegno degli agricoltori, perché attraverso il sostegno agli agricoltori riteniamo che sia possibile persino migliorare la salute degli abruzzesi, mantenere adeguata la tutela dell'ambiente e potenziare un settore turistico. Voglio sempre ricordare, queste attività agricole sono attività agricole non delocalizzabili. Se vogliamo produrre Montepulciano d'Abruzzo, lo si può produrre solo in Abruzzo. Per questo vanno sostenute. Sono un settore troppo importante per l'intera produzione regionale, non può essere dimenticato. E non può essere dimenticato nemmeno quando deve affrontare il cambiamento climatico. La tragedia dei viticoltori, che sono stati lasciati da soli, abbandonati, deriva proprio dal cambiamento climatico. 2 mesi ininterrotti di pioggia hanno impedito i trattamenti necessari. Ecco, noi vogliamo essere vicino e sostenere gli agricoltori che svolgono tutte queste funzioni che ho appena ricordato. Marsilio. Ma la partita vera sull'agricoltura si gioca a Bruxelles, si giocherà in Europa e a giugno con le europee, perché se il nuovo Parlamento europeo avrà una maggioranza di partiti conservatori e popolari, cambieremo le politiche europee che oggi impongono agli agricoltori di considerare le stalle come una fabbrica e quindi devono pagare le emissioni di CO2 in atmosfera, smetteranno di impedire, come già avviene in molti paesi europei, non in Italia dove il ministro Lollobrigida non lo ha fatto, quello di non incentivare l'uso del gasolio agricolo e quindi di togliere questi incentivi. Noi abbiamo fatto e così via, sono regole europee quelle che vogliono imporre l'abbandono di alcuni terreni all'agricoltura, qua si danno fondi in Europa più per smettere di coltivare che non per aiutare a coltivare. È una politica sbagliata che il governo italiano finalmente da un anno in carica sta contrastando. Siamo il primo paese in Europa e nel mondo ad aver vietato la carne sintetica, la carne coltivata, per difendere il cibo tradizionale. Ci dicevano che saremmo stati isolati. Bene, oggi sono una dozzina i paesi europei che stanno assumendo la stessa posizione dell'Italia, di cui l'Italia è capofila. Noi le esigenze degli agricoltori e dell'agricoltura in generale le conosciamo bene e le difendiamo. Vedi la vicenda del borsacchio, come abbiamo prima spiegato e tentato di spiegare quale fosse l'esigenza. Speriamo che appunto a giugno ci sia una maggioranza nuova che ci aiuti a fare queste politiche, perché gran parte delle politiche che si adottano in agricoltura dipendono dalle regole, dalla politica agricola comune e dalle regole che vengono imposte da Bruxelles. Per quello che ci riguarda, noi la nostra parte l'abbiamo fatta, abbiamo distribuito tutti i fondi europei in 5 anni, oltre 500 milioni di euro di contributi andati attraverso i piani di sviluppo rurale a migliaia di aziende, con una forte predilezione per le aziende fatte da giovani, per avvicinare i giovani all'agricoltura. Stiamo sviluppando le filiere, difendendo e affermando sui mercati nazionali e internazionali i nostri prodotti, vedi la Fiera del Tartufo che si svolge all'Aquila, che ha attirato mercati internazionali facendo conoscere un prodotto di cui prima nessuno sapeva che esistesse. Il tartufo abruzzese si portava direttamente in Piemonte per essere utilizzato come se fosse altrui, invece è abruzzese ed è buono tanto quanto i migliori tartufi d'Italia e del mondo. Vale lo stesso per il vino, la presenza dell'Abruzzo non solo al Vinitaly ma in tutte le principali fiere internazionali è oggi una presenza costante, molto coordinata e supportata dalla Regione Abruzzo come istituzione. I nostri prodotti vengono difesi e fatti conoscere nel mondo come prima non era mai avvenuto. Grazie per aver risposto a queste domande finora, perché dobbiamo fermarci un attimo, riprendere un po' fiato e arrivare al rush finale. Tra pochissimo, restate con noi. Bene, siamo entrati nella parte conclusiva della nostra trasmissione, ancora domande da parte del direttore del quotidiano Il Centro, Piero Anchino, ai due candidati alla presidenza della Regione. Direttore. Sì, abbiamo visto finora che sui grandi temi, diciamo, ci sono chiavi di letture diametralmente opposte, ovviamente, come nella logica del confronto. Però adesso vorrei fare con i due candidati una riflessione assieme a loro
su un tema di grande attualità, ossia l'aggressione purtroppo costante che i sanitari subiscono negli ospedali. Noi oggi abbiamo pubblicato sul giornale in edizione dell'Aquila l'intervista alla dottoressa Pacitti, che è stata aggredita l'altro giorno in ospedale e ha riportato la frattura del femore. E la dottoressa lancia anche un appello, dice: sono troppe le aggressioni, in qualche modo bisogna fare qualcosa. Ecco, vi chiedo come vivete questa situazione nella quale si trovano purtroppo tanti operatori della sanità pubblica e soprattutto, e cosa bisogna fare nell'immediato, perché oramai i fatti di cronaca diventano tanti, troppi. D'Amico. Ma innanzitutto una piena totale solidarietà agli operatori che in prima linea sono vittime di queste aggressioni. Io credo che siano aggressioni provocate dall'esasperazione a cui spesso i cittadini sono condotti quando chiedono una prestazione sanitaria. È necessario agire per rendere più efficiente il sistema. I nostri pronto soccorso, nonostante il personale medico, il personale infermieristico sia personale di prim'ordine, estremamente qualificato e con grande disponibilità al lavoro, ce lo hanno dimostrato nel corso della pandemia, il personale medico, infermieristico e sanitario non chiedono che di poter lavorare a vantaggio e a tutela della salute degli abruzzesi, si trovino in una situazione non più sopportabile, non più sostenibile. Una delle nostre proposte in tema di sanità è sicuramente quella di affiancare il pronto soccorso sul modello dell'Emilia Romagna, i CAU, cioè i centri in cui dirottare i codici bianchi, i codici verdi per decongestionare, per rendere meno stressante il ricorso al pronto soccorso. Ma oltre a questo bisogna rafforzare la medicina territoriale, perché è l'unica medicina che può fare da filtro e può ridurre l'esasperazione a cui i cittadini spesso sono portati e che conducono poi a queste manifestazioni assolutamente da condannare, assolutamente da prevenire. Ma noi riteniamo che la forma migliore di prevenzione sia erogare un servizio di assistenza sanitaria adeguato alle esigenze degli abruzzesi. Marsilio? Beh, naturalmente la violenza contro i sanitari non è mai giustificata da niente, neanche dall'esasperazione. Poi diverso è il caso quando a esercitare questa violenza sono persone soggette a crisi psichiatriche o tossicodipendenti che arrivano sotto l'effetto delle sostanze. Insieme al rafforzamento dei presidi, anche con la presenza delle forze dell'ordine più costante, su questo c'è naturalmente collaborazione in corso con le prefetture e con le questure per adeguare anche il livello del controllo e della presenza delle forze dell'ordine alle condizioni materiali in cui si sta svolgendo questo lavoro. Noi abbiamo dovuto affrontare un tema molto, molto serio che deriva ormai da decenni, magari possiamo dirlo ormai, di programmazioni sbagliate nell'accesso alla professione che hanno diminuito fortemente il numero di medici specialisti in emergenza urgenza e quindi dentro il pronto soccorso si fa sempre più fatica ad avere il personale in numero sufficiente a poter affrontare queste emergenze. Non è mai stata aperta una struttura di medicina territoriale, confidiamo molto sul progetto delle case di comunità, tanto ci crediamo che mentre il PNRR a livello ministeriale, il governo ci aveva dato, quando è stato fatto il PNRR, il parametro di una ogni 50.000 abitanti, noi tripleremo quasi il numero di case di comunità aggiungendo risorse proprie per farle ogni 15 o 20.000 abitanti. Le case di comunità sono luoghi in cui tutto il giorno e tutti i giorni, H24, medici, infermieri, operatori sanitari sono presenti sul posto per poter offrire quella prima assistenza che, in mancanza della quale, si finisce al pronto soccorso anche per una stupidaggine e poi si crea il sovraffollamento che genera anche la difficoltà di distinguere magari un caso più grave da uno meno grave. Sono già partite tutte le gare perché stiamo ottemperando in maniera molto efficiente alle tempistiche stringenti che ci vengono date e quindi tra presto vedremo i cantieri e confidiamo che con l'apertura di questa rete sparsa sul territorio di case di comunità si possa dare una risposta più decisa e un filtro più adeguato per evitare che gli ospedali divengano il luogo in cui tutti vi precipitano non avendo altre possibilità. Abbiamo
incrementato il numero delle assunzioni, il personale medico in questi 5 anni è aumentato di almeno 1.500 unità, di cui 6.500 sono state le assunzioni, è finita la stagione del precariato clientelare ed è finalmente nata la stagione in cui si fanno le assunzioni grazie ai concorsi pubblici e alle graduatorie trasparenti. Direttore Anchino, altra domanda? Sì, abbiamo parlato prima di giovani e del disagio dei giovani al termine del percorso, diciamo così, di studi che lasciano quindi l'Abruzzo. Ecco, vorrei aprire un po' il capitolo della scuola. Al di là di tutto quello che è stato fatto, ed è innegabile che comunque di iniziative ce ne sono state negli ultimi tempi, cosa bisogna fare ancora per la scuola? Qual è la priorità in caso di vittoria del nuovo presidente sul tema della scuola? Io aggiungerei, direttore, anche il tema del dimensionamento scolastico. Del dimensionamento scolastico, sì, certo, quello era sottinteso in qualche modo, sì. Ma credo sul dimensionamento scolastico bisogna ripristinare quel grado di autonomia che spesso è necessario per gli istituti, soprattutto per gli istituti che operano in situazioni di relativo disagio sociale. Ne abbiamo un esempio a Pescara e va assolutamente rivista questa posizione. Troppo spesso ci limitiamo ad applicare aritmeticamente delle disposizioni nazionali pensate per altre realtà. Però più in generale per la scuola, quello che dobbiamo fare è rendere effettivo il diritto allo studio. Renderlo effettivo significa mettere tutti nelle condizioni non solo di poter frequentare la scuola, di poter frequentare l'università, ma anche di poter avere quegli strumenti necessari per rendere completa la formazione scolastica ed universitaria. Ne faccio un esempio banalissimo. Oggi è indispensabile, è molto utile poter specializzarsi anche per un semestre all'estero, sia con il progetto Erasmus, sia con il progetto di scambio degli ultimi anni delle superiori del liceo. Ecco, questi progetti possono essere usufruiti solo da coloro che hanno disponibilità economiche particolarmente ricche. Perché è difficile immaginare che uno studente possa mantenersi per 6 mesi all'estero, ad esempio con l'Erasmus, se il contributo ministeriale oscilla fra i 220 e i 250 euro al mese, viaggio, vitto e alloggio inclusi. Il diritto allo studio oggi significa anche questo. Naturalmente significa poi erogare le borse di studio per tempo. C'è un problema di ritardo cronico nell'erogazione delle borse di studio, che perdono una parte della loro funzione, perché le borse di studio servono per consentire a chi non ha disponibilità economiche di frequentare, di sostenere i costi necessari per la frequenza dell'università. E bisogna risolverli naturalmente, questa è una questione che definirei quasi di ordinaria amministrazione. Poi bisogna pensare in termini diversi cosa si può significare oggi sostenere un giovane abruzzese che voglia studiare e voglia specializzarsi. Per fare questo la Regione può fare molto, può fare moltissimo sia attraverso un coordinamento delle politiche di offerta formativa, in particolare per le università, sia attraverso la formazione tecnica superiore, che è una formazione che ha mostrato di produrre degli eccellenti risultati. E su questo dobbiamo insistere moltissimo, sono la nostra unica risorsa, le intelligenze delle giovani e dei giovani abruzzesi. Presidente Marsilio. Ma vorrei intanto chiarire qualche cosa sul dimensionamento, perché si è fatta troppa strumentalizzazione e propaganda elettorale. Il dimensionamento è un obbligo che nasce dall'aver accettato da parte del governo Conte e dal governo Draghi delle regole all'interno del PNRR che prevedevano di ottemperare a questo dimensionamento con quelle regole, altrimenti saltava appunto, era uno degli adempimenti attraverso i quali ti pagano o non ti pagano una rata. Quindi dall'Europa arriva questo obbligo, il governo nazionale è tenuto a farlo rispettare, il Ministero dà le dimensioni che seguono l'andamento demografico, quindi se diminuiscono gli studenti è evidente che diminuiscono gli istituti o quantomeno si accorpano le direzioni, perché poi non si è chiusa nessuna scuola, gli studenti continuano ad andare a scuola esattamente come prima e più di prima, cambia solo il fatto che magari in alcune scuole c'è lo stesso preside, lo stesso direttore che governa 2 istituti invece che uno solo, però poi sono le province a fare la proposta alla regione e la regione
ratifica questo lavoro conclusivo. Quindi aver voluto alimentare una polemica contro la giunta regionale per il dimensionamento dà la misura della strumentalizzazione elettorale del problema. Poi parliamo di quello che abbiamo fatto e di quello che dobbiamo fare. Noi cerchiamo di far esercitare fino in fondo il diritto allo studio degli studenti. Le case degli studenti sono tutte in lavorazione, il cantiere aperto al Ferroterle, il cantiere aperto alla Pierantoni, il cantiere aperto a Teramo dove sta concludendo la trasformazione della vecchia sede in studentato. Presto consegneremo la casa dello studente a Chieri, anche lì decenni di illusioni e oggi siamo finalmente arrivati alla fine. Distribuiamo le borse di studio e non lasciamo nessun idoneo senza la borsa di studio. C'è un solo difetto sul quale mi impegno a colmarlo, perché anche nelle amministrazioni precedenti c'è tradizione purtroppo in Abruzzo che i nostri uffici pagano verso la fine dell'anno accademico il dovuto delle borse di studio. Questo è un errore che non deve essere più commesso. Ho dato indicazioni già da tempo ai nostri uffici di organizzare la macchina amministrativa in maniera tale che prima di Natale gli studenti possano ricevere la borsa di studio, perché è vero che la ricevono tutti, ma per alcuni, per quelli più fragili, riceverla a marzo, ad aprile o a maggio diventa troppo tardi e rischia di compromettere il suo diritto. A proposito di studenti, ripartiamo da lei Marsilio perché reinvertiamo di nuovo, cosa ne pensa di questa proposta del professor D'Amico di rendere gratuito il trasporto per gli studenti e anche per i pendolari sulle linee pubbliche regionali? A suo avviso è fattibile o è una promessa elettorale insostenibile? Ma intanto guardi, voglio ricordare che chi sta proponendo il trasporto gratis per tutti è l'ultimo che ha aumentato le tariffe mentre amministrava l'azienda o governava la regione con il suo mentore, perché l'ultima volta che si sono aumentate le tariffe dei biglietti era il 2015 e l'ultima volta che si sono aumentati gli abbonamenti era il 2016. Nei 5 anni in cui ha governato Marsilio non si è aumentata nessuna tariffa, nonostante il costo del carburante e il costo della vita sia molto aumentato. Quindi è come se noi avessimo fatto calare del 25%, perché questo è l'incremento in questi 5 anni del costo del trasporto, che non abbiamo scaricato sui cittadini, e quindi è come se avessimo abbattuto di un quarto questo costo, mantenendo inalterate le tariffe che oggi sono tra le più basse d'Italia. Poi in campagna elettorale si può promettere tutto gratis a tutti, fa parte delle regole del gioco, ognuno sceglie qual è lo stile con cui vuole guadagnarsi il consenso dei cittadini. Io realisticamente credo che 30 milioni per regalare gli abbonamenti a tutti, anche a chi non ne ha bisogno, anche a chi se lo può permettere, non sia un modo corretto di spendere. Abbiamo già previsto per le aree interne, nella legge contro lo spopolamento, la possibilità di rimborsare gli abbonamenti per gli studenti, per evitare appunto che le famiglie debbano decidere se hanno 2 o 3 figli che vanno in un liceo dentro una città di doversi trasferire perché gli costa meno pagare l'affitto di una casa che 2 o 3 abbonamenti del trasporto pubblico. Però poi bisogna essere seri e realistici e fare i conti davvero con i costi reali, perché oggi promettere certe cose significa anche rischiare di compromettere un'azienda che è diventata e sta diventando un modello, perché in questi 5 anni abbiamo sempre chiuso i bilanci in pareggio. E posso approfitto di questo passaggio per rispondere anche sul tema Sangritana. Vede, Sangritana ci è stata consegnata con 12 milioni di debiti che continuano ad aumentare, è un'azienda che rischia di non avere respiro strategico per crescere. Noi non stiamo privatizzando bel niente, vendiamo il 30% per cercare un partner industriale che possa far moltiplicare le potenzialità di questa azienda e possa far crescere l'economia dell'Abruzzo a servizio delle imprese. Questa è l'azione che stiamo conducendo, anche perché non possiamo pagare i debiti di Sangritana con i fondi del trasporto locale, che sono destinati al TPL e non possono essere destinati ad un'attività commerciale quale è quella del trasporto merci. D'Amico.
Ma c'è un piccolo paradosso nelle ultime due questioni trattate. Il primo paradosso, lo so bene che la Cassa dello Studente a Teramo è in corso di realizzazione, ho firmato io, come ha firmato la giunta di centrosinistra precedente, le altre Casse dello Studente. Quindi sono d'accordo che è necessario realizzarle, tant'è che noi l'abbiamo fatte. Solo per una questione di tempi i lavori si stanno protraendo, diciamo, nel corso di questa consiliatura regionale. Così come sulla Sangritana e sul trasporto pubblico locale. Conosco bene la situazione di Tua, mi permetto di ricordare che l'ho creata io e ne sono onorato di averla creata. E quell'aumento di tariffe fu necessario perché la precedente gestione del centrodestra aveva lasciato le tre società, e in particolare la principale ARPA, in una situazione post-fallimentare, non pre-fallimentare. Quando venni nominato presidente di ARPA avevamo il problema di ottenere persino un litro di gasolio per sottolineare, diciamo, la situazione disastrosa in cui erano state condotte queste società. Per quanto riguarda Sangritana si è trovata in quelle situazioni nel corso di questa consiliatura, perché l'ho lasciata che chiudeva i bilanci assolutamente in pareggio. Li chiudeva in pareggio svolgendo un'attività strategica per la regione Abruzzo, che è il trasporto merci su ferro. Io credo che la regione non debba aver bisogno di un partner industriale per svolgere un'attività che richiede sostanzialmente la firma di 5, 6, 10 contratti, nulla di più. L'ho creata io Sangritana Merci, so cosa significa gestirla. Non bisogna fare progetti industriali per progettare astronavi per andare su Marte, bisogna stipulare semplicemente dei contratti che consentano di trasportare le merci prodotte dal nostro sistema industriale in modo economico e conveniente, e credo che sia un peccato vendere anche solo il 30% di quello che è un gioiellino che la regione si ritrova ad avere dopo anni e anni di investimenti e di sacrifici. Poi, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale gratuito, non è il panettone a tutti a Natale, assolutamente no. È una manovra che risponde a tre esigenze. La prima esigenza di far viaggiare gratuitamente studenti, pendolari e tutte le altre fasce economicamente deboli della popolazione abruzzese che utilizza il mezzo pubblico. Immaginare di dover emettere i biglietti, verificare i biglietti, emettere gli abbonamenti e poi attivare procedure per il rimborso degli abbonamenti è davvero una cosa inconcepibile. E poi abbiamo una questione ambientale, spostare il trasporto dal mezzo privato al mezzo pubblico e ricucitura con le aree interne. Direttore Anchino, un'altra domanda per i due. Sì, tu prima avevi lanciato il rush finale e quindi magari l'attesa da parte dei telespettatori è di un finale combattuto, diciamo così, dai toni anche un po' più accesi. E quale argomento migliore per accendere i toni? Parlare dell'aeroporto, visto che abbiamo parlato di trasporti, e il capitolo aeroporto secondo me va analizzato. Ovviamente il centrodestra dice di aver ereditato una situazione pesantissima e di averla migliorata, il centrosinistra accusa l'attuale gestione di aver depotenziato l'aeroporto. Ecco, tentare di fare chiarezza magari non è semplice, però far passare dei messaggi comunque anche rassicuranti, perché dell'aeroporto abbiamo scritto e detto tanto negli ultimi tempi, è passato un periodo, un messaggio negativo di un ulteriore isolamento della nostra regione, perché ricordiamo che comunque i disagi sono tanti legati alle infrastrutture, però poi c'è stato anche qualche piccolo segnale di ripresa. Ecco, al di là della disputa politica, è colpa di chi c'era prima o è colpa vostra, la reale situazione dell'aeroporto è che cosa si può fare nell'immediato? Che è venuto preparato il presidente, mi sembra di capire. No, perché poi si fanno troppe chiacchiere, ma questi sono i numeri. Questa è la situazione dell'aeroporto. Nel 2018 aveva 667.000 passeggeri, nel 2023 chiude con 872.000, 30% in più di passeggeri. Non ci siamo messi d'accordo. Quindi se qualcuno continua a raccontare che l'aeroporto è perché ha bisogno di creare il fumus, l'area di crisi in tutto l'Abruzzo, che siamo tutti prossimi alla povertà, alla chiusura, all'abbandono, eccetera, perché
deve fare campagna elettorale, lo capisco, ma la verità dei numeri e dei fatti sono questi. Peraltro, Luciano D'Amico, io le consiglierei di non rivendicare troppo e non vantare troppo le gesta del suo mentore Luciano D'Alfonso, perché nessuno ne ha nostalgia, anzi se vuole continuare a dire che ha fatto tutto D'Alfonso, ha firmato tutto lui, ha finanziato tutto lui, senza di lui l'Abruzzo non era nemmeno nato, lo continui a fare perché mi fa un favore, perché si capisce almeno bene chi sarebbe il governatore dell'Abruzzo in caso di sua vittoria. L'aeroporto d'Abruzzo sta crescendo, ha perso soltanto di fatto il volo su Milano-Linate, perché non per colpa dell'aeroporto ma perché è fallita l'Italia e la nuova ITA non intende pagare i debiti che pagava l'Italia a fine anno, perché non c'è più un governo che gli dà 4 o 5 miliardi per ricapitalizzare una società in perdita. E per questa ragione noi abbiamo attivato, cosa che non era mai stata fatta prima, la procedura per il riconoscimento della continuità territoriale, perché possiamo dimostrare, come abbiamo dimostrato con uno studio che abbiamo approvato in giunta e trasmesso al Ministero dei Trasporti, che l'Abruzzo ha una condizione di isolamento rispetto ad alcune direttrici come Milano, Torino, ma anche Palermo, troppe ore per poter raggiungere questi luoghi, e per questa ragione abbiamo attivato una procedura che sono convinto che nei prossimi mesi, con il negoziato che ne conseguirà con la Commissione Europea, ci permetterà di poter dare la contribuzione pubblica per tenere aperti questi voli, che oggi è vietata da una norma europea che vieta i cosiddetti aiuti di Stato sulle rotte commerciali. Dobbiamo quindi dimostrare che non è un aiuto di Stato per una rotta commerciale, ma che è un'esigenza di mobilità di cui hanno diritto gli abruzzesi, per poterci mettere sopra soldi pubblici dello Stato e della Regione che siamo pronti a finanziare. Nel frattempo sono partiti i lavori per la pista, dopo 20 anni di chiacchiere io ho ottenuto le autorizzazioni e messo in campo tutto quello che serviva per realizzare questo importante obiettivo, e spero che quando il G7 si riunirà a Pescara sotto la guida del ministro Tajani, dall'altra parte del mondo possano decollare e atterrare gli aerei che dimostrano la centralità e la connessione dell'aeroporto d'Abruzzo. D'Amico. Grazie al finanziamento Masterplan per l'allungamento della pista, per rimanere continuo. Tema di, diciamo, di attribuzioni. Io vorrei ricordare, non ho bisogno di mentori, ho una grande stima e ammirazione nei confronti dell'onorevole D'Alfonso, mi piacerebbe molto essere associato a lui. Ma vorrei chiarire che io sono Luciano D'Amico e non Luciano D'Alfonso, quindi chiariamo subito questa questione. Poi per quanto riguarda l'aeroporto, il problema dell'aeroporto non è aver perso, non è solo aver perso il volo per Milano piuttosto che altri voli. Il problema dell'aeroporto riguarda la sua gestione strategica. A cosa serve un aeroporto all'Abruzzo? A portare flussi turistici. È stato mai fatto uno studio per individuare i luoghi di partenza da cui originare questi flussi turistici? A me sembra che siano stati messi dei voli, così arriva Ryanair o qualche altro vettore, ha un buco nella sua programmazione, li propone alla Regione Abruzzo e arrivano questi voli. Il problema poi è offrire una struttura che consenta agli abruzzesi di raggiungere comodamente tutte le parti del mondo. Ora, va benissimo avere delle destinazioni dirette di medio raggio, ma le destinazioni di lungo raggio difficilmente un aeroporto come quello d'Abruzzo potrà sostenerle. Allora anche qui è una questione di gestione strategica, individuare uno o più vettori internazionali che possa, con accordi di fideraggio, aprire all'Abruzzo le destinazioni che quel vettore internazionale può vantare in tutto il mondo. È una questione di approccio, questo giustifica l'esistenza di una società pubblica preposta alla gestione dell'aeroporto, altrimenti giocare a fare il piccolo imprenditore non avrebbe molto senso. Chiudiamo, siamo sull'ultima domanda e risposta, mancano 5 minuti, poi sentiremo anche il direttore. Io voglio brevemente accennare un tema però sul quale vi abbiamo già ampiamente interpellato più volte, per avere un aggiornamento della situazione, ed è uno dei temi di questa campagna elettorale, sarà uno dei temi dell'Abruzzo nei prossimi 5 anni, quindi ve lo troverete davanti in ogni caso. Cresce. No, è la Pescara Roma, Presidente, perché no, sono cominciati già gli un giro lungo. Esatto. Noi dobbiamo fare il rush finale, quindi la delusione è il tema, la Pescara Roma, insomma, dove andiamo a parare, di grande rilievo, perché insomma sono arrivati peraltro anche i primi espropri, i cittadini di Marpello coinvolti
si lamentano, e quindi questo vuole dire due cose, Presidente. La prima è che la cosa si sta facendo, la seconda è che comunque avrà un suo impatto. Ecco, a che punto è? In questi 5 anni, voi quando avrete concluso il vostro mandato da Presidente, a che step di realizzazione pensate arrivi quest'opera? Tocca a me. Sì, tocca a lei. Beh, io spero uno step avanzato. Intanto è già stato un grande lavoro aver realizzato dei passaggi che sono stati quelli di aver messo io intorno a un tavolo il ministro delle infrastrutture, all'epoca non era certo del mio governo, il presidente della regione Lazio, all'epoca era Zingaretti, e Maurizio Gentile di RFI, per realizzare in 3 mesi un lavoro che non era mai stato fatto in 30 anni, e cioè condividere con la regione Lazio da Roma fino a Pescara insieme al ministero ad RFI un progetto di massima che indicasse obiettivi, tempi, modi per poter condividere la progettazione e affidare ad RFI poi la progettazione di dettaglio. Sulla base di questo lavoro nasce l'opera, i primi 2 lotti che sono andati in gara d'appalto, che saranno presto rifinanziati con fondi nazionali come da impegni presi dal governo, sui quali voglio anche chiarire che il definanziamento del PNRR è dovuto ai ritardi con cui il precedente governo ha gestito questa fase, perché Rete Ferroviaria era pronta già a giugno del 2022 ad andare in gara d'appalto e la conferenza dei servizi decisoria attendeva soltanto i pareri dei ministeri, pareri che sono arrivati con oltre un anno di ritardo e dopo mie sollecitazioni ai nuovi ministri, al nuovo governo, che ringrazio per aver messo in condizioni il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Ambiente di fornire gli ultimi pareri che hanno consentito di chiudere la conferenza dei servizi. La Regione Abruzzo 24 ore dopo ha dato il proprio parere favorevole, tutti i comuni hanno condiviso con RFI le opere di mitigazione per poter fare in modo che l'impatto inevitabile, perché non esiste un'opera a impatto zero, soprattutto opere ferroviarie, e poter fare in modo quindi che si facesse l'opera senza danneggiare il territorio, ma anzi creando opportunità di crescita per il territorio, perché il flagello non è che passi il treno in un territorio, il flagello è quando il treno non c'è, perché quando non c'hai i treni, quando non ci sono treni e strade ferrate, resti fuori dai collegamenti, resti fuori dalle connessioni, quindi noi dobbiamo volere e continuare a lavorare. Dispiace che l'unico comune che abbia fatto ricorso è un comune guidato dal Partito Democratico, Chieti, ha perso il ricorso, ha cambiato adesso strategia e accolgo di buon grado il fatto che finalmente anche il comune di Chieti vuole incontrare RFI con la mediazione della regione per trovare le soluzioni che rendano compatibile il passaggio della ferrovia con le esigenze del territorio e dei cittadini. Professor D'Amico, 2029, a che punto vedremo la Pescara? Auspico un avanzatissimo stato di realizzazione. È intollerabile che nel 2024 la Pescara Roma corra ancora sul tracciato che era stato pensato nel 1863. Assolutamente necessario realizzarla. Oggi le distanze fisiche non si misurano tanto in chilometri quanto in possibilità di collegamento, e l'idea di poterci collegare con Roma con una struttura moderna, con una struttura che riesca a garantire non solo un adeguato traffico passeggeri, ma anche un adeguato traffico merci per poter consentire un collegamento con il Tirreno, con la Tirrenica, è assolutamente necessario. Io auspico anche che si possa realizzare al più presto per consentire una cucitura delle aree interne dell'Abruzzo. Abbiamo il problema della Pescara Roma, abbiamo poi da realizzare tanti altri progetti ferroviari e spero che si possano realizzare tutti con finanziamenti nazionali. Queste sono infrastrutture di rango nazionale. Per troppo tempo noi abruzzesi siamo stati messi in seconda fila nella individuazione delle opere strategiche nazionali. Pescara Roma è una delle prime. Poi bisognerà affrontare prima o poi il problema anche della velocizzazione della linea adriatica. La linea adriatica corre da Montesilvano a Martinsicuro, corre di fatto all'interno di una città diffusa. È un tragitto che non consentirà mai l'alta velocità fino a quando resterà così immerso nell'area urbana, e non lo consentirà anche per le peculiarità di quel tracciato. E allora bisognerà riportare sul tavolo nazionale le esigenze che sono degli abruzzesi, ma riguardano opere di rango nazionale, ed è giusto
che il governo e che la regione Abruzzo chieda e ottenga le risorse necessarie per il completamento di queste opere. Bene, siamo arrivati alla conclusione, ci siamo al traguardo. Direttore Anchino, com'è andata? Ma è andata bene, tutto sommato, sono stati chiari, diciamo, i candidati. Non c'è stato spargimento di sangue, esatto. Comunque devo dire, scherzi a parte, è apprezzabile comunque l'intenzione di trasmettere messaggi con un linguaggio non urlato, con un linguaggio, dico, sereno. Non sono mai dovuto intervenire, esatto, come moderatore, per dividerli, né per separarli anche fisicamente. Quindi non ti sei guadagnato lo stipendio. No, esatto. Assolutamente. Quindi no. Diciamo che il ritorno a una politica vissuta con uno spirito giusto, secondo me, non può che essere un valore aggiunto per tutti, per la politica, ma anche per i cittadini. Ci sono temi che andrebbero affrontati, non abbiamo più tempo, prendiamo l'impegno di affrontarli nel prossimo incontro. Nell'ultimo faccia a faccia, perché li sequestreremo nelle ultime ore categorie, della loro campagna elettorale. Categorie che magari si sono non so che cosa avranno ancora da dire, ma noi inventeremo. Ci sono comunque argomenti che meritano di essere trattati, mi viene in mente ancora il discorso della ricostruzione, che i due fronti abruzzesi che sono importanti, e quindi assolutamente è un tema di grande importanza. C'è il tema della povertà, tanti abruzzesi, migliaia e migliaia di abruzzesi che vivono sotto la soglia della povertà. Quali saranno magari le iniziative che verranno adottate dal nuovo presidente? Quindi sono temi importanti, caldi, che direi possiamo prendere l'impegno di trattare nel prossimo incontro. E speriamo che faremo appuntamenti come questi aiutino ad orientarsi ovviamente gli elettori, e soprattutto li aiutino a partecipare a queste elezioni, che è l'appello che avete fatto all'inizio. Io ringrazio il centro, che tra qualche ora, ormai ne dico, la proporrà un ampio resoconto per chi si fosse messo in visione, in ascolto. Ringrazio i due candidati per aver scelto Rete 8 e il centro per il loro primo confronto. Adesso ce ne saranno tanti altri, ma noi appunto con loro ci ritroveremo proprio in chiusura, fino al gong che determinerà la chiusura della campagna elettorale e il silenzio elettorale appunto dopo l'8 marzo. Grazie e arrivederci.